Basta! È ora di dire basta! Non se ne può più di questa scuola che fa solo perdere tempo ai giovani! Voglio dire, la matematica. A cosa serve la matematica? La mamma ha 50 caramelle. Se dà 30 caramelle a Gianni, quante ne restano per Piero? Nessuna! Perché poi arrivano i figli di Franco, uccidono tutti e si prendono le caramelle! Quindi la matematica non serve a nulla! E siate onesti, anche voi conoscete almeno un Franco là fuori nella vostra vita, ma siete sicuri che quel Franco non sia imparentato con un Lon? E voi lo sapete come sono i Franchi che sono imparentati con i Lon? Sono persone subdole, sono persone che hanno tanti figli e che vi accoltellano le spalle. Pertanto, quando lunedì andate a scuola, dite no alla matematica, dite sì invece alle lezioni del professor Telone, perché il preside mi vuole mandare via, per favore. Non fatemi perdere il posto di lavoro, ragazzi. Ho bisogno di voi. Cioè, volevo dire, mi farebbe comodo il vostro aiuto. Tornando a noi. Buongiorno a tutti, miei carissimi studenti, sono il professor Telone. Quest'oggi ci attende una nuova meravigliosa lezione in cui scopriremo le restanti unità segrete che sono state aggiunte nell'ultima versione del vostro libro di storia. Ce ne sono veramente un sacco, in molti me l'avete anche segnate direttamente nei commenti. Alcune non le avevo trovate, me ne mancavano. La maggior parte, gironzolando per le mappe, ero riuscito a scorgerle. Ma tranquilli che oggi ce le testiamo praticamente tutte. Non so se riusciremo anche a vedere qualche storia degli antenati, proprio perché stavolta abbiamo tante di quelle battaglie da fare, che sarà qualcosa di incredibile. Allora, come prima cosa dobbiamo tornare nella mappa della Dynasty. Avevamo scoperto ben due armi segrete. La terza l'avevo già vista, ma l'ho tralasciata perché c'era troppo materiale sul video. Ed è qua sopra. Se andiamo a guardare per benino, guarda dove l'hanno nascosti i fettecchioni, c'è una serie di shuriken che ci sbloccheranno. Parapapà, il Sensei. Parliamone, non mi dire che è una versione migliorata del ninja. Allora, sarà sotto secret, il sensei costa 3000. Sono tantissimi. Dobbiamo anche testarci meglio il gigante samurai, che la scorsa volta ce l'hanno abbattuto talmente tanto. Allora, diamo un'occhiata, mettiamo... Uia, è bello grandino in effetti. Quantomeno due sono grandini. E poi c'è il cugino, quello basso, ma vabbè, dettagli. Aspetta un attimo, guardate sulle braccia, non sembra... Aspetta, tutta l'armatura non sembra Shredder delle tartarughe ninja. Ci assomiglia parecchio, ma vabbè, dettagli. Probabilmente loro lanceranno gli shuriken a maggiore velocità rispetto ai classici ninja. Allora, spawniamo un pochettino di ninja. Ecco qua, diciamo sono 8000 contro 9000, ma loro hanno la superiorità numerica. Ok, ammetto di essere curioso. Guardate con che velocità che li stanno lanciando. Vabbè, ma a doppia ma... vabbè, e cos'è? Una pioggia di shuriken. Non si riescono neanche ad avvicinare. Ora sappiamo perché si chiamano sensei. Sì, ma quanti? Sì. Allora, dobbiamo migliorare la quantità di ninja. Anzi, facciamo una cosa tattica. Davanti dobbiamo mettere un pochettino di samurai. Loro, in teoria, dovrebbero poterli parare gli shuriken. Quindi lo scopriamo adesso. Ecco che volano shuriken come non ci fosse un domani. Ce la fanno, li stanno parando abbastanza bene. Oddio, e neanche troppo. No, ma dai, ma come avevano iniziato così tanto bene? Porca di quelli per porca. Dobbiamo fare di meglio. Passiamo al periodo medievale e vediamo di spawnare un pochettino di cavalieri. Voglio dire, c'hanno il big scudosso. Dovrebbero riuscire a parare la maggior parte dei colpi. Ecco che la pioggia di shuriken inizia. A meno che non li piglino proprio in testa. In teoria vedete che la maggior parte si guarda, si blocca sullo scudo. Forse stavolta hanno una minima possibilità. Guarda quanti! O si è buttato in avanti, signore, o è scivolato. Notare la quantità spaventata di shuriken sugli scudi. Oh mio Dio, i sensei mi sa che non hanno speranza. Guarda che li buttano di sotto. Il tatticone della vita, gli hanno fatto un disisparta, incredibile. Vediamo un po', non penso che i sensei ce la facciano. Un cavaliere morto sul campo di battaglia, no, più di uno. Più di uno, effettivamente qualche shuriken riesce a passare. Oh mio Dio, ancora tutto possibile. Oh oh oh, niente, un sensei è stato buttato male male a terra. E hanno fatto un altro disisparta. Cioè, notare che anche in punto di morte lui lancia gli shuriken. Non male, una battaglia ad un esito interessante. Se non fossero caduti di sotto, probabilmente i sensei ce l'avrebbero forse potuta fare. Pertanto mettiamo 3 sensei da questo lato e facciamo magari 4 samurai giganti, perché bene o male i sensei possono attaccare dalla distanza. I samurai giganti, se riusciranno ad avvicinarsi, presumo che tireranno di quelle spadate incredibili. Allora, vediamo un po'. Vabbè, guarda che roba, non riescono neanche ad avvicinarsi. Gli shuriken stessi li buttano indietro, guarda. Non ce la fanno. No, non ce la fanno. Guarda, peraltro li pigliano tutti sulle mani. Immaginate il dolore. Niente da fare. Qualcuno riesce a tirare una spadata. Oh, 3 sono morti subito. Niente da fare. Guarda che roba. Morto malissimo. Vabbè, ma se unità sono anche troppo potenti. Ok, un inizio niente male. Allora, in questa mappa abbiamo affrontato un sacco di battaglie in passato. Mi avete detto che un altro gigante lo possiamo sbloccare guardando uno degli alberi che è più piccolo degli altri. Vabbè, questo non solo è più piccolo, ma ha anche più texture. Vediamo un po'.
No, mi sembra un albero. No, non è un albero normale. Parapapà. Cosa sarà? Un triant? Ah no, è un gigante che colpisce con gli alberi. Questo, no no, questo lo devo testare assolutamente. Presumo costerà un botto, costa 4000. Ullala, ma è tanto gigante. È bello grandino in effetti, eh. È bello grandino, allora mettiamone magari un paio. E da quest'altra parte invece ci mettiamo un Franco, che era andato praticamente a funghi, con un pochettino dei suoi figli. Ne dovremmo mettere tanti figli di Franco. C'erano tanti figli, ok? Giusto per dargli un po' di vantaggio tattico, mettiamo qualche chierico in giro per curare i feriti. Ma secondo me ci moriranno tutti malo malo, Ottimo, che la carneficina abbia inizio. Oh mio Dio, ci saranno figli di Franco che volano come non ci fosse un domani. Vediamo un po', ecco che il bonsai è partito. Oh mio Dio, quel Franco non se la passa molto bene, decisamente. Per adesso i figli, oh mio Dio, li stanno spalmando. Vabbè, con quanta violenza. Anche un orda d'urto veramente incredibile. Potenza del bonsai, guarda che roba. Guarda che roba, non riesco neanche a agitare gli alberi in maniera corretta. Guarda, si stanno calcando tutti sotto il gigante. Si stanno pigliando anche delle scarpate in faccia. Madò, I believe I can fly quanto. Ciao ragazzi, è stato un piacere conoscervi. Wow, 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 uno è partito e uno dei giganti è finito in acqua. Aspetta, beh, lui non può affogare, è gigante. Guardate, si è appeso come dire salvatemi. Qualcuno salvi quel povero gigante. No, è affogato, poverino. È affogato. Allora, abbiamo ancora un paio di figli di Franco. È ancora tutto possibile. Il nostro gigante sta avendo un po' di difficoltà col suo cavolfiore gigante. Wow, i cadaveri stanno volando dovunque. Ok, l'ha preso. A quanto pare l'ha preso, ne resta solamente uno. Che si è nascosto qua dietro la collinetta. Signore, resti nascosto. Resti basso. Resti basso che forse il signore non la piglia. No, incredibile, ce l'ha fatta comunque. Ma Dimitri, l'ultimo dei figli di Franco si è estinto malo malo. Poteva essere tutto possibile, credevo onestamente che il gigante sarebbe scivolato. Oh, a sto punto dobbiamo fare la battaglia fra unità giganti. Quindi mettiamo due giganti con gli alberi da un lato. E da questa parte direi di mettere quindi tre samurai giganti. Se non ce la fanno i samurai giganti con le loro big katane a dare una bella sfoltita agli alberi, non so chi ce la può fare. Vediamo un po', sono abbastanza curioso. Oddio, oddio, pacca in arrivo, pacca... Porco cane! Oh, questa l'ha sentita tutta! Che pacche non tirano con quegli alberi! Non immagino... Oh, signore! Signore, sta bene! Io non l'ho visto molto bene il samurai ninja, lì come cavolo si chiama. Guarda che roba! Guarda che roba! Le veramente cadono praticamente a terra! Oh mio Dio, di sto passo rischiano veramente di non farcela. Quasi non riescono effettivamente a colpire i giganti con gli alberi. Guarda! No, vabbè, l'ha buttato di sotto. Forse si salva? No, chiaramente non si salva. Ma è morto vivo, signore? No, è morto malissimo. È uno scontro fra alberi e katane, come potete vedere. Va che casino! Va che macello! Oh oh, oh oh, un altro ninja è caduto! No, vabbè! No, vabbè, la potenza della natura. La potenza della... Oh, no, vabbè! Si sono presi da soli. Gli ha fatto lo sgambetto. Ok, adesso è ancora tutto possibile. O anche no, o anche no. Mamma mia, non mi aspettavo un risultato del genere. Incredibile, la potenza della natura è qualcosa di spaventoso. Va da sé che se vuoi fermare madre natura gli devi dare fuoco. E pertanto, se mettessimo una bella squadra di arcieri con i fuochi d'artificio, in teoria, voglio dire, se sparano abbastanza fuochi d'artificio, dovrebbero impedire ai giganti di avvicinarsi più di tanto. Ok, perfetto, li hanno colpiti. Un po' indietreggiano. Un po' indietreggiano, forse non ce la fanno ad avvicinarsi. Beh, ho visto un signore. Chi è che è volato di sotto? Ho visto un tizio volare di sotto. Oh mio Dio, se sono fortunati, forse uno dei giganti riescono a farlo volare di sotto. Se lo colpiscono ancora sul fianco. Aspetta, aspetta, dai che lo fanno barcolare di sotto. Guarda che lo fanno barcolare di sotto. Oh mio Dio, sta per sferrare il colpo, ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta, qualcuno l'ha colpito, come potete vedere. Però non riesce ad avvicinarsi più di tanto. Oh, uno è caduto. Uno sembra essere perito sul campo di battaglia. Sì, sì, è morto male. Ok, tutto nelle mani dell'altro gigante. Aia. Aia, aia, questi colpi laterali forse lo buttano di sotto. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Oh, è morto prima. Ammetto che sì, sarebbe comunque volato di sotto. Ok, contro i fuochi d'artificio a quanto pare la natura non riesce proprio a far nulla. Perfetto, un'altra delle unità giganti, da quello che mi avete detto, si trova nella mappa innevata dei vichinghi. Vediamo un po', aspetta un secondo. La conosco abbastanza bene e questo non c'era. Non mi dire che è la testa di un gigante. Sembra un gigante di ghiaccio in effetti. E la risposta è... Oh, c'è veramente il gigante di ghiaccio? Eh sì, che l'abbiamo visto sul menu. È vero. No, vabbè, ma questo ce lo testiamo tantissimo direttamente qua. Allora, vediamo un po'. Guarda quante unità segrete che abbiamo. Allora, il gigante di ghiaccio costa 6000. È effettivamente l'unità più costosa che abbiamo sbloccato fino adesso, perché Artemide era a 5500. Allora, vediamo un po' quanto è grosso. È grosso, eh. Peraltro è anche nel suo ambiente naturale.
Non c'ha l'aria molto furba, voglio dire, ma questo dovrebbe tirare di quei colpi incredibili e anche degli scudi che dovrebbero ridurre i danni che subisce dai lati. Dato che il gigante di ghiaccio costa 6.000 e i samurai giganti costano 3.000, vediamo un po' cosa succede quando ne spawniamo due. Voglio dire, il gigante di ghiaccio colpisce a mani nude e gli altri hanno la katana. Però forse i suoi pugni, porco cane, sono belli forti. Sono veramente molto forti, per quanto presumo che le katane del samurai dovrebbero trafiggerlo come non ci fosse domani. Oila, però si difende egregiamente. Guarda, guarda che pugnoni che tira. Incredibile. Vabbè, hanno la superiorità signore è morto? Il signore è morto malissimo e vola anche giù dalla mappa. Arrivederci, è stato piacere conoscerla. Ok, forse è ancora tutto possibile. Lui lo sta guardando come di morso, che ci siamo capiti. Oh maddo, che colpi. Signor Samurai si difende. Ho detto signor Samurai si difenda. Ma mi è morto malissimo, si vergogni. Quell'altro c'ha la katana piantata in fa. Ahau, su un occhio. Su un occhio piantata malo, ma povero. Mamma mia, questi samurai giganti sono veramente di una violenza incredibile. Allora, vediamo un po' come se la cava invece. Se da quest'altra parte gli mettiamo una Artemide. Allora, lei sparerà frecce in continuazione, ma le frecce saranno abbastanza potenti da fermare l'avanzata del gigante? Oddio, ce la fa. Pian piano ce la fa, incredibile. Artemide, io fuggirei. Oh oh oh, la one-shottata. La signorina Artemide c'è morta malissimo. Vediamo invece contro due Artemidi, presumo che non avrà nessuna speranza. O muore prima per le ferite, o addirittura... No, riesce ad avanzare. Riesce ad avanzare, incredibile. Però ovviamente muore prima. Ok, bella battaglia. Allora, facciamo una big battaglia. Ben due giganti di ghiaccio. E da questa parte cerchiamo di fare le cose più o meno equilibrate. Mettiamo magari 6 sensei, perché sono più piccolini e voglio dire comunque subiranno più facilmente i danni dei pugni. Mi domando se effettivamente i sensei con i loro shuriken riusciranno a fermare l'avanzata dei giganti. Ok, partono shuriken come non ci fosse un domani. Vediamo un po'. Guarda che non ce la fanno, incredibile. La quantità spaventosa di shuriken che gli stanno arrivando sulla panza. Ok, mi sa che dovremmo diminuire effettivamente il numero di sensei. Niente da fare, proviamo a vedere come andranno le cose invece. Se ci saranno solo 4 su 6. In questo caso la battaglia è più equilibrata. I giganti... No, non ce la fanno, è come se avessero il vento contro. Guarda che roba, ed effettivamente ci moriranno penso di lì a poco. Morto uno e morto l'altro. Oh beh, a questo punto ci conviene testare una bella battaglia fra giganti. Quindi due giganti di ghiaccio da questo lato ed almeno tre giganti coi bonsai da quest'altra parte. Beh, questa volta non penso che l'albero dei giganti con gli alberi riuscirà a buttare tanto indietro le unità. Vediamo un po'. Oh, come l'ho detto. No, decisamente il pugno dei giganti di ghiaccio è considerevolmente molto più forte dell'alberello. Che pacca gli ha tirato. Guarda che roba. Un'unità veramente di una potenza incredibile. Scusate, dove è finito la... signor altro gigante? Credo che sia morto. Non so dove sia, ma... Vedo alberi letteralmente dovunque. Ci sono alberi letteralmente dovunque. È morto anche l'altro. Sì, è morto anche l'altro. Incredibile. Ora sono due giganti di ghiaccio contro l'ultimo gigante con l'albero. Signore, salvi la natura. Salvi il mondo. Oh mio Dio, il pugno del gigante ha preso in pieno l'altro. Lo ha steso tantissimo. Ma perché? Oh, porco cane. E comunque con l'altro pugno è riuscito a stendere anche il gigante con l'albero. Anzi, l'alberello se lo tiene lui. Oh mio Dio, c'è stato un pochettino di fuoco amico, ammetto. Però una battaglia veramente carina. No, beh, queste unità sono una più bella di quell'altra. Allora, la prossima unità segreta si trova all'interno dell'arena di Atene. E in realtà l'avevo scoperta quando stavo recando l'episodio, ma come ho detto c'era troppo materiale e ho lasciato stare. Mi pare che fosse su uno di questi altari. C'era una spada, eccola qui, l'avevo vista in effetti. Ok, nuova unità, vediamo un po' cosa sblocchiamo questa volta. Parapapà, l'insegnante. Potrebbe essere un bravo spadaccino in effetti. Allora, l'insegnante costa solo 300. Ah, mi aspettavo molto di più. Vediamo un po'. Beh, dovrebbero essere delle unità abbastanza normali. Presumo che probabilmente o parino i colpi o schivino e via dicendo. Allora, proviamo magari 5 insegnanti. Li possiamo mettere contro qualche unità medievale. Come ad esempio... vediamo come se la cavano con 3 cavalieri. Oddio, magari mettiamo giusto un paio di insegnanti in più. Ok, così la battaglia sarà un pochettino più facile. Voglio dire, i cavalieri hanno l'armatura, hanno lo scudo, il big spadozzo. Perfetto, la battaglia ha avuto inizio e guarda che roba. Gli insegnanti effettivamente con la loro spada sono in grado di parare i colpi. Ma mi domando per quanto. Aia, quello scudo l'hanno sentito tutto. Senti che sdeng di spade. Stanno riuscendo veramente a parare tutto, incredibile. Guarda questi tatticoni, neanche troppo. Stanno tentando di attaccare dalle retrovie, ma quel signore lì invece mi ci è morto.
morto malo malo e ha anche perso la spada. Allora è ancora tutto possibile. Quell'altro ha tirato una scudata incredibile all'insegnante, che c'è morto male male. Ora sta insegnando agli angeli in paradiso. Ma vabbè, dettagli. Quindi restano effettivamente 4 insegnanti contro 2 cavalieri. E ancora tutto... Oh, contro un cavaliere. Non mi dire, non mi dire che la loro abilità nello schivare effettivamente gli è tornata così utile. Però guarda che con un colpo di scudo... No, ha vinto. Incredibile, cioè un unico cavaliere ne ha fatti fuori 4. Signore, complimentoni, eh. Guardi che comunque la scuola adesso le farà causa, perché sa quanto ci costa rimpiazzare tutti questi docenti. Non male, bravini, vediamo come se la cavano contro delle unità più basilari, come ad esempio un po' di figli di Franco. Ecco qua, sono 25 figli di Franco che devono cercare di migliorare l'arte della spada. Vediamo un po', beh, non faranno tanti danni. E presumo che, oh mio Dio, sì, effettivamente gli insegnanti stanno mietendo figli di Franco come non ci sono domani. E però, anche i figli di Franco si stanno difendendo bene, voglio dire. Sì, e poi si tirano le spadate tra di loro. Ragazzi, avanti, questa rivalità tra fratelli. Allora, secondo me potrebbero forse vincere i figli di Franco. Che dite? Hanno la superiorità numerica. È che l'insegnante, guardate, li para tutti i colpi. Guarda, guarda come para. È qualcosa di incredibile. Guarda, l'ha parato, parato, parato. E vabbè, e va, è parato. Guarda come schivano. No vabbè, no vabbè. Li hanno mietuti tutti come non ci fossero domani. Resta un ultimo figlio di Franco, salvati. E non si è salvato, anzi è morto male male. Ma gli insegnanti con le loro spade sono anche in grado di parare le frecce come fanno normalmente i samurai. Vediamo un po'. Oh no, direi proprio di no. Come non detto, esperimento conclusosi molto in fretta, ma vabbè, dettagli. Quindi parano solo i colpi di spada. Buono a sapersi. Perfetto, siamo nuovamente nella mappa contadina, dove ci sono stati parecchi scontri tra la Barilla, la De Cecco e molti altri. Mi avete detto di dare un'occhiata attorno ai cespugli perché c'è qualcosa di nascosto. T'ho visto! Cos'è? Ma cos'è, un mini draghetto? Sì, sì, sembra proprio quello che abbiamo sbloccato con la Dynasty. E oh mio Dio, hanno fuso le carriole e i draghi che sparano fuoco. No, questo dobbiamo testarlo assolutamente subito adesso now. Vediamo un po', presumo che costino 1600. Allora, questa non è la mappa più adatta perché c'è un ponticello. Cerchiamo una zona un attimino più tranquilla. Ecco, questa è decisamente molto meglio. E poi voglio dire, col fuoco puoi bruciare tutti i campi. Che cosa buona e giusta. Allora, vediamo di mettere un pochettino di carriole. Ma guardale col draghetto davanti. Ma scusate, peraltro come funziona sta cosa, ma vabbè, dettagli. Speriamo bene, perché queste unità sono belle veloci, quindi non so come riusciranno a puntare correttamente il nemico. Da quest'altra parte, a questo punto, ci conviene mettere una grande quantità di contadini. Non riusciranno mai a sbruciacchiarmeli tutti. Proviamo con 50 contadini. So che effettivamente il valore monetario è la metà, ma voglio dire, non penso che i dragoni riescano a fare effettivamente poi... Signore, dove va lei? Dove è andato? Scusi, imbriacone! Mi ha già distrutto la carriola, ma si vergogni! Oddio, ecco che sparano il fuoco! Ma questi lo sparano basso e il dragone lo spara alto normalmente! Forse... Guarda... E vabbè! Con quanta violenza... Non mi aspettavo un risultato del genere! Sì, ma si sono spappolati tra di loro i carretti, ragazzi! Li avete distrutti tutti, potevate farcela! I contadini potrebbero riuscire ancora a trionfare, anzi quasi sicuramente ce la fanno. Ma dai, ma a questo punto facciamo uno scontro fra draghi. Vediamo un po', qui ne possiamo mettere probabilmente 6, che è meglio che niente. Allora, secondo me potrebbero vincere effettivamente i draghi sulle carriole, perché sparano il fuoco dal basso, mentre invece questi tendenzialmente lo sparano alto. C'è sempre il pirla che a quanto pare si è già sbattuto male. L'hanno corretto, adesso spara molto più verso il basso rispetto a prima. Però questi dovrebbero riuscire a prenderla in pieno, guarda che roba. 2 sono già caduti, però anche loro li sentono i danni, Vediamo un po' di velocizzare il tutto. Ai. Mi sa che forse le carriole non ce la fanno. Resta un dragone. E tutto sul finale. Si sono distrutti le carriole di nuovo. Ma come fate? Arrivederci, signor dragone, è stato un piacere conoscerla. Chi resta? È la geisha contro il signore. C'è un altro signore laggiù. Niente, mi sa che le geisha ci periscono male male. Guardate questo. Questo è arrivato bloccato sulla carriola. Non ce la fa neanche a passare. Hai capito la geisha? Incredibile. Ma guardala. A quanto pare questi due hanno deciso di non combattere più. Si sono innamorati. Mentre questi altri stanno litigando e vogliono il divo... Porco cane, che pacca gli ha tirato sugli zebedei. Oh mio Dio.
Oh mio Dio, forse vincono le donne. Oh, molto più probabilmente non vince nessuno, perché la signora si è bloccata male male sul carrettino e io sono qua 2 minuti che li sto fissando. Vabbè, non importa, diciamo che hanno vinto le geishe. Ma aspetta un attimo, lo scudo dei cavalieri medievali, che normalmente li protegge tantissimo dalle frecce, basterà effettivamente anche a proteggerli dal fuoco, oppure le fiamme passeranno attraverso e li cucineranno direttamente all'interno delle loro armature? Ok, lo scopriamo subito, perché i carretti hanno cominciato a sparare fuoco come non ci fosse un domani. Voglio dire, per i cavalieri non sarà così difficile abbattere le unità, visto che con un paio di colpi di spada di solito ce la fanno. Anzi, normalmente sono i carretti che si spalmano a terra da soli. Niente da fare. Per adesso non è perito neanche un cavaliere. No, niente da fare. A quanto pare le loro armature stesse li proteggono dal fuoco. Chi l'avrebbe mai detto? Vuol dire, sono fatte di metallo. Ti dovresti cucinare come ci sono domani. No, no, i carretti non ce l'hanno minimamente fatta. Proprio tutti vivi. Buono, dai, direi che per questa lezione ci possiamo fermare qui. Ci sono ancora un po' di unità segrete che dobbiamo scoprire, e con tutte quelle che abbiamo sbloccato in questo episodio possiamo letteralmente creare di quelle battaglie incredibili. Buono, scopriremo la prossima volta se il preside mi ha licenziato. Ma ovviamente voi siete tutti preoccupati e volete che io resti, vero? Quindi lasciate un bel mi piace per continuare le lezioni, condividete il video su Facebook per lasciare il posto di lavoro al professor Telone, e noi forse ci vedremo alla prossima lezione. Ciao ciao!